Ed eccoci, buonasera su Tele Galatina Web TV, Aria Sport, non solo calcio. Questa sera ci troviamo in compagnia, oggi 29 ottobre 2013, con Mister Antonio Serra. Ci parlerà per l'appunto di basket. Ecco, io avevo formulato alcune domande. Ecco, com'è articolato il basket, Mister? Ecco, ci dica un po', in sostanza. Sì, intanto il mister è più rivale dal calcio, perché in basket si chiama il coach, è un po' più appropriato come definizione. Il basket è uno degli sport per eccellenza di situazione, no? È spettacolare perché comunque c'è il contatto fisico, non c'è uno spazio limitato all'attacco, alla difesa, ma bisogna attaccare tutti e saper difendere tutti. Stimola ovviamente l'intelletto, le capacità fisiche e atletiche, perché il contatto diretto, saper attaccare, saper difendere, porta già da sé queste caratteristiche. E quindi ovviamente il canestro sta a 3,05 d'altezza, e più si è alti, più si è avvantaggiati, questo è un discorso logico. Così tu prima mi parlavi di alcune regole dall'anno scorso. Sì, no, l'anno scorso dicevo la riga dei 3 punti è stata spostata 50 centimetri più indietro, da 6,25 a 6,75, poi perché sì, hanno reso un po' più difficile. Nell'NBA è 7,05, quindi siamo ancora un po' lontani rispetto a loro. Noi giriamo 40 minuti, loro 48, loro escono per 6 palle, noi per 5, ci sono ancora alcune differenze notevoli fra noi e loro, però insomma ci stiamo adeguando e noi nel nostro piccolo insomma cerchiamo di fare il meglio per la pallacanestro. E indubbiamente domenica si è assistito a un incontro clou, diciamo che il Galatina è andato a vincere a Monopoli 67 a 62. Ci racconti un po' come è andato ad evolversi l'incontro di domenica 27, ecco. Sì, è stata una partita molto molto importante per noi, perché comunque insieme a Monopoli e altre 3-4 squadre siamo lì per giocarci la salvezza. Quest'anno il campionato purtroppo ha subito la crisi economica, da 32 squadre in tutta la Puglia siamo rimasti in 15. Noi abbiamo fatto trasferta a Vieste, 700 km in un giorno, con impegni economici notevoli. E quindi di queste 15 squadre, ovviamente essendo 17 squadre in meno rispetto all'anno scorso, la qualità è per forza salita, perché comunque le squadre sono tutte attrezzate per fare il salto di qualità. Noi invece, come Magic Basket Gradina, abbiamo sempre programmato, insomma, il nostro progetto è fondato sulla maturazione e sulla crescita dei ragazzi. Non a caso anche sabato scorso a Monopoli un altro ragazzo di 15 anni, Marco Bianco, è esordito, e sono tutti frutto del nostro vivaio. Per quanto riguarda la partita, invece, insomma, 67-62 abbiamo risolto nell'ultimo minuto e mezzo, perché siamo stati a rincorrere per quasi tutta la partita. Poi la freschezza, la determinazione, la voglia di vincere e anche qualche capacità, insomma, ci hanno portato a fare la differenza nell'ultimo secondo. Abbiamo visto, dico, qualche giorno fa che il Brindisi andava a vincere, vinceva in casa contro il Milano e ha vinto anche contro altre squadre più blasonate. Ecco, mi veniva in mente da pensare, ma il Galatina può nel tempo, magari anche con un nuovo palazzetto, riuscirà ad avere quell'organico, quel gruppo, magari così compatto, così omogeneo come ce l'ha per l'appunto il Brindisi? Che cosa pensa, coach? No, stavamo lontanissimi, perché è purtroppo, dico purtroppo, le squadre vengono fatte con i budget. Se c'è un budget notevole si possono acquistare giocatori notevoli. Se non c'è budget non puoi fare la categoria della squadra. Allora sono due gli obiettivi: o crescere i ragazzi e cercare di arrivare il più in alto possibile, oppure valorizzare i ragazzi e mandarli il più in alto possibile. Dei due principi io abbraccio il secondo, nel senso che i ragazzi miei, loro lo sanno, se sono bravi io cerco di piazzarli fuori, di dargli la possibilità di giocare in categorie superiori, perché comunque l'obiettivo di questa società è poi quello di reclutare più giovani possibile, allenarli, poi se hanno qualità, talento e voglia di fare, ben venga. Insomma, io comunque non li terrò con me in una realtà più, sarò ben felice di avergli dato la spinta iniziale, però poi se loro riescono a giocare in Serie A, ben per loro, insomma, io sono più contento di loro.
Niente, in effetti si era visto che gli americani, quando erano presenti lì praticamente a Brindisi, a San Vito dei Normanni, all'USAF, no? Lì avevano un gruppo, una bella struttura. Io penso che magari pian pianino anche Galatina, io non sono così negativo, io penso, coach, davvero che invece i presupposti ci potrebbero essere, se magari si unissero più forze, più energie, magari no, è anche uno sponsor più considerevole magari nel panorama cestistico regionale. Io credo che non, magari ci dica qualcos'altro, magari. Noi siamo stati ospiti dell'Enel Basket Brindisi in Serie A, un quadrangolare fatto prima all'inizio del campionato con Sassari, Caserta e Milano. Noi abbiamo ottimi rapporti con l'Enel Basket Brindisi. Facevo notare a alcuni ragazzi che dei 10 giocatori in campo c'erano 8 di colore e non c'era nessuno italiano. Questo che cosa vuol dire? Che il budget è quello che conta. Se tu c'hai i soldi e compri i giocatori, se non ce li hai, oltretutto. Se riesce, le squadre in Serie A, se voi ci fate caso, sono per 9-11, 9-11 giocatori stranieri. E poi, ovviamente, di conseguenza, che cosa succede? Che loro prendono i soldi e gli altri invece stanno lì a guardare. Loro crescono e noi stiamo lì. Quindi, o si fa un cambio di tendenza, perché va bene uno spettacolo, va bene la 1, come dicevate voi, però, insomma, alla fine, quello che conta, secondo me, è crescere i ragazzi nostri. Quello è l'obiettivo. L'impostazione è diversa. Io sono più contento di andare a vedere una partita in B1, adesso si chiama Lega 2 Silver, dove giocano italiani, piuttosto che in Serie A, dove cioè, sono tutti uguali. Dammi Williams, Jones, ma sono mille Williams e mille Jones. Infatti, rimane poco alla fine. Quindi, io sono più per la seconda linea. Preferisco valorizzare i nostri e dare un senso ai nostri ragazzi. Niente, tempo fa, se non sbaglio, è venuto Pianeggiani, no? Che è praticamente il CT della nazionale italiana di basket. Ecco, questo ottavo posto agli europei, che magari poteva anche essere qualcos'altro. Ci dica qualcosa riguardo a questi avvenimenti che si sono avvicendati in questi ultimi giorni, ecco. Sì, noi mercoledì sera siamo stati tutti nella categoria degli allenatori, abbiamo fatto un clinic con Simone Pianeggiani a Lecce. È stata una lezione straordinaria, bellissima, interessantissima. Lui ovviamente ci ha detto che noi possiamo giocare benissimo, però intanto non siamo dotati fisicamente come gli altri, perché non abbiamo lunghi. D'altra parte sono lunghissimi, ma noi invece purtroppo ancora paghiamo questo gap. Poi c'è da dire che noi negli europei, l'ultimo europeo, siamo andati benissimo nella prima fase, poi tra virgolette siamo scoppiati perché comunque non avevamo più effetto sorpresa e poi insomma noi siamo andati lì senza Bargnani, senza Gallinari, giocatori dell'NBA, c'è stato Datome, non c'era pure Hackett, tra l'altro Datome è un mezzo infortunato, quindi alla fine solo Bellinelli ha giocato sì, come punto di diamante, però alla fine insomma, è stato comunque un ottimo campionato europeo. Peccato perché le prime 5 si qualificavano per il campionato del mondo e noi abbiamo chiesto una wild card. Ci tocca questo. Ma al momento invece chiediamo invece un break per un breve spazio pubblicitario. A dopo.